rendo conto che subentrare dopo l'ingegnere Massimello, purtroppo appassionante, appunto non è facile, però ritengo doveroso farlo per due motivi: primo, perché io appartengo al Corso Nostro Secondo e quindi Adriano Visconti è uno dei nostri padrini; secondo, perché appartengo a quella generazione che ha deciso di entrare in aeronautica anche perché tra gli anni 60 e 70 ha letto libri come I soliti quattro gatti, Ali nella tragedia, o i due volumi indimenticabili di Franco Pagliano, Storia di 10.000 aeroplani e aviatori italiani. E uno dei protagonisti di queste vicende, in particolare di aviatori italiani, era proprio Adriano Visconti, che quindi un nome che ho imparato a conoscere quando avevo 13 anni. E sicuramente già da allora la sua figura di comandante e di leader, più ancora che di pilota, era affascinante. Ma ho citato Pagliano, posso citare suo figlio, il mio amico Maurizio Pagliano, mi onoro di essere suo amico, che mi ha insegnato una cosa: poi i fatti e poi le opinioni. I fatti li abbiamo sentiti, li ha illustrati magistralmente l'ingegnere Massimello. Le opinioni sono opinioni mie, quindi me ne assumo la piena responsabilità. Sono qualche considerazione. Prima considerazione: per quanto una certa storiografia e una certa filmografia dipinga gli italiani come un popolo di netti, di codardi e di infingardi, non è vero. Visconti dimostra che alcuni italiani non si arrendono. Lo dimostra Visconti e lo dimostra un suo compagno di corso che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere, il generale Giulio Cesare Graziani. Due scelte diverse, ma ispirate alla stessa cosa. Un qualcosa che non si impara sui codici di legge o sui trattati di ingegneria, che si impara altrove e dopo vogliamo che si impara. È il senso dell'onore, il senso dell'appartenenza. Visconti e Graziani hanno fatto scelte diverse, ma tutti e due avevano intimamente maturato, e ha fatto bene a sottolinearlo l'ingegnere Massimello, l'ethos, quel qualcosa che si aspirava nelle aule, nei corridoi, nei piazzali dell'Accademia Aeronautica. Questo è il primo punto: alcuni italiani non si arrendono, e il secondo punto è proprio questo: l'importanza delle scuole di formazione, dove non bisogna solo concentrare sui contenuti accademici, bisogna fare qualcosa di più, collegare quell'ethos, quel senso dell'onore, della disciplina, della lealtà. Disciplina intesa non come osservanza delle leggi. Mi piace molto una vecchia definizione di disciplina che qualcuno attribuisce a Massimo D'Azeglio e che ha figurato per lungo tempo nei manuali, nei regolamenti della nuova Regio Esercito, secondo la quale dice si disciplina l'abitudine a compiere sempre e dovunque il proprio dovere, non per speranza di premio o timore di pena, ma per intima e profonda convinzione della sua intrinseca necessità. Non c'è nessun richiamo alle leggi, nessun richiamo all'articolo, nessun richiamo a nessun comma. C'è solo questo: intima e profonda convinzione della sua intrinseca necessità. Probabilmente uomini come Visconti, come Graziani, avevano questa convinzione. E questo, se ci rilasciamo al primo punto, molti italiani non si arrendono, si ricollega a un lungo filo rosso che percorre la storia d'Italia e delle forze armate italiane. Qualche giorno fa mi sono trovato a una rievocazione della battaglia di Alba. Dice, cosa c'entra? Uno degli eroi della battaglia di Alba, e uso volutamente questo termine, era Giuseppe Galliano, il maggiore Giuseppe Galliano, il difensore del forte di Endacelso, l'eroe di Macallè. Fu uno degli ultimi reparti a essere travolti dalla marea sciolana alle pendici del Monte Raio. Poco prima dell'ultimo combattimento, in cui perse la vita, tenne l'ultimo rapporto ufficiale e lo chiuse con queste parole: signori, si dispongano con la loro gente e cerchiamo di finire bene. Ecco, io credo che Galliano, Visconti, Graziani e molti altri, fino ai giorni nostri, appartengono a un'unica schiera, a un unico filone, che è quello che nasce in quei cortili, in quei piazzali, in quei corridoi che molti di noi hanno calcato. Questa è l'importanza del libro su Visconti, perché Visconti, al di là della fede politica, io non so cosa perché lui scelse di andare al nord. Vi posso dire quello che mi disse mio padre, che fece la scelta opposta e andò al sud, ma mi disse anche che se
All'epoca avesse già conosciuto mia madre, che era di Torino, probabilmente sarebbe andato al nord e avrebbe fatto una carriera diversa. Quello che è certo è che non sarebbe rimasto senza fare niente. Quello che ha detto Visconti. Voglio fare qualcosa. E in quel momento, quei sentimenti che gli avevano insegnato all'Accademia Aeronautica lo hanno portato a fare una certa scelta. Questo è quello che c'è nel libro. E mi piace concludere con un'altra citazione, questa però la leggo, perché onestamente non me la ricordo, è un po' lunga, sono 4-5 righe, e tratta da un libro di un altro grande soldato italiano, Paolo Cacciadominioni. In un suo libro, chiudendo l'introduzione, in cui parla dei combattenti della guerra d'Africa, dice: se il lettore li ritiene schiavi di una retorica insensata o di un'etica artificiosa, troverà largo consenso di folle gregarie, di politicanti, di uomini di governo e di parlamento, di confraternite letterarie e artistiche, di ogni conformismo. Ma questo libro, e questo è il caso di questo libro, non fa per lui. Meglio chiuderlo subito, perché è il libro degli altri, di quelli che non chiedono la marcia. Ecco, Visconti, Graziani e tanti altri non hanno chiesto la marcia. Grazie.